Giorgino, vai avanti che lì c'è il passo carrabile, vedi? Ciao Lice. Bene, bene, lì sul marciapiedi. Sai, il mio è alto, biondo, rassomiglia a Gregory Peck. Lo vedo stasera alle 5 a Namargine. Ma tu quando c'hai l'appuntamento? Non lo tengo, ci dovevamo vedere venerdì quando sono andata a prendere il latte, ma lui non si è fatto vivo. Bene, avrà potuto. I militari sono fatti così. E va bene, ma anche se non ha potuto, una telefonata la poteva fare, no? Che ci rimetteva. E poi veniva sempre a passeggiare sotto le finestre. E io me lo guardavo. Ma fa una cosa, va l'aspettare all'uscita della caserma. E se lui non ne vuole più sapere, te ne trovi un altro. Ce ne sono tanti. Ah, lo dici tu. A me mi piace solo Ciccino. Ciao. 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 Ti ho detto tante volte che non ti devi affacciare. Io non ti pago per farti chiacchierare con quelle pettegole. O te ci vorrebbe una di quelle padrone che dico io. E anche a voi. E copriti che sei indecente. Io? Con una signora come quella ci starei neanche un'ora. Tanto, le padrone sono tutte uguali. Oh, hanno suonato. E ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao, Caterina. Buongiorno. Qual è la roba mia? Ecco, pane e pasta. Il baratto di pomodoro? Eccolo. Questi e quello non te l'avrei potuti portare. Perché? È domenica. Ah. Che esci con me oggi? Eh già, ma l'unica giornata libera che ho la venga a sprecare con te. Perché? Non ti piaccio? So proprio brutto, eh? E vattene, se vede la signora Mestrilla che sto a parlare con te. Io sto davanti al cinema Odeon. T'aspetto. Sì, sì, vabbè, aspetta, aspetta. Micio, vieni qui. Vieni qui! Ah! Oddio, che m'ha fatto? E mo come faccio? Lo vedi che hai combinato? Annaggia la miseria! Caterina, ma che cos'altro hai fatto? Io niente, signora. Come niente? Il vaso chi l'ha rotto? L'ha rotto il gatto. Il gatto? Ma perché dici sempre delle bugie? Gatti in casa noi non ne abbiamo. Ma è entrato dalla porta, signora. Ah, è entrato dalla porta? Sì. È entrato dentro, ha rotto il vasetto, se n'è andato fuori tutto da solo, eh? Sì, signora, proprio così, glielo giuro. E non giurare, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo rompere qualche cosa, ma si chiede scusa, si promette di metterci un po' più d'attenzione. Ma non si inventano queste scuse stupide. Avanti, raccogli quei pezzi, poi vieni di là e vai a fare la spesa. Perché non lo porti addirittura dentro? A chi? A quell'affare lì. Voi parlate sempre come quando eravate carabinieri. Portalo dentro. Ma che si tratta di un delinquente? Ti prego di lasciare stare l'arma. Come dovrei dire, secondo te? Prego, portate la macchina a parcheggiare nell'atrio, per favore. Ecco. E allora perché non diciamo addirittura parcheggialo nella mia guardiola, ti no, pare? No, questo è esagerato. Basta che voi poi la guardate con gli occhi. Insomma, lì la macchina non ci può stare. Ma perché? Perché c'è il passo carrabile. Ma qual è questo passo carrabile? È quello lì, lo vedi? Quello è il passo carrabile. Ah, quello è il passo carrabile. Sì, quello è il passo carrabile. Quanto è bello. È bello, ma se deve passare una macchina non può passare. Ma dove deve andare questa macchina? Quale macchina? Quella che deve passare. Qui non deve passare nessuna macchina. Insomma, deve passare, non deve passare, allora, mettiamoci d'accordo. Ma possiamo vivere in questa incertezza? Ma insomma, potrebbe passare una macchina. Ah, potrebbe. Ma non lo può, perché ti ci sei messo davanti te? No. Eh sì? Eh no, perché dove passa se ci sono le scale? Beh, ci sono affari che non ti riguardano, perché qui ci potrebbe essere anche un garage. Ma non c'è. E invece c'è. E dov'è? Al terzo piano. Eppure uno da voi non se le aspetta certe spiritosità. Perché da me? Eh no, perché voi siete un tipo che sta tra la guardia notturna a riposo e il guardiano del cimitero a spasso. Senti, in un'altra epoca non te l'avrei permessa certe definizioni, hai capito? Così arrestavate la gente. Sì, così. Acchiappandola per lo spolperino. Acchiappandola per lo spolverino, perciò sta attento a te. Beh, io vengo senza spolverino. E poi stiamo a sentire, c'è un'altra cosa. Che cosa? Da quando vieni a fornire la roba, mancano molte cose. Hai capito? Perfino i pomelli. Guardami in faccia, nella targhetta delle porte. Guardami quando parlo, perché io voglio che mi si guardi negli occhi. Anche in questo palazzo. Perché è venuto il momento che devo confessare. Ah, perché tu rubi, lo confessi? Non rubo. Ah, no. Non rubo, io sono cleptomane, capito? No, io sono malato. Malato sono. Cosa? È da bambino che io sto soffrendo. Lasciatemi in pace.
Sto soffrendo l'ira di Dio. Io da bambino, come vedevo una cosa lucida, non so, me la dovevo prendere, una cosa che brillava, m'attirava, perché io sono malato. Sarà stata la mia vita di miseria, la mia vita opaca. Tu sei Mariolo. Ah, voi considerate Mariolo? Sì. Un cleptomane. Che cleptomane? Tu sei, c'hai la latromania. Io sono stato anche dal medico. Ah, sì? Ah, no. E che ti ha detto? Niente, perché non se ne accorge. Di che cosa non se ne accorge? Che gli ho portato via un calamaio d'argento bello, con un pomo così, appena si è girato, me lo sono messo in tasca, Ma come devo fare? Posso campare così? Posso vivere così? Ma io adesso vedo questi bottoni, Per me è una sofferenza, per me... lasciatevi stare. Ma sì, è meglio, lasciamo stare. Proprio. Ma dove dovete andare? Sorvegliatemi. Voi mi dovete sorvegliare. E tu così va a finire. Ammonito e sorvegliato. Te lo dico io. Ma sorvegliate da voi che mi volete bene. E va sorvegliate bene. Anche il camioncino. Ma che va, cammina, fa presto. Circola. Guarda questa penna di chi è. Ma chissà di chi è. Questa è mia! È vostra? E come? Mi rubi pure la penna, mi rubi adesso! Oh, la cleptomania, maledetto, questa mani da cleptomania! Maledetto te! Mi perdonate, vero? E non prendere l'ascensore! State tranquillo, vado a piedi! Caterina d'Oro, buongiorno. Anno. Dove vai così di presto? Vado a fare la spesa. E che fai per mangiare oggi? La fai da pasta asciutta. Non mi parlate pasta asciutta. Perché? Perché io non la posso mangiare. Allora qua la pancia. Quello è il fegato gonfio. Ma il fegato state qua. Lo so, ma siccome si è gonfiata pure la milza, capisci, con un po' di pancetta in mezzo, si è unito tutto. Arrivederci. Ma dove vai così di presto? Dove vai? Fate andare a fare la spesa, sennò oggi non esco. Ah, esci oggi? Con chi? Col mio ragazzo. Ma di poi, è sempre quello solito? Sì, quello che rassomiglia a Gregory Peck. Ah, ho capito, bello. Quello lungo, quello che fa lo sciacquatazze. Prego, barman. Barma? Dove ti porta? A ballare? Mambo? No? Villa Borghese? No. Al cinema? Sì. Fanno un bel film? Bellissimo. Come è intitolato? Sull'orlo dell'abisso. Ah, attenzione a non caderci, Non vi preoccupate, state tranquilli. No, perché sai quello perché ti porti al cinema? Perché? Per stare all'oscuro. Beh, è naturale. Di un po', ti tocca. Un pochetto. Lo dici così, ti fai toccare. Ma quante cose volete sapere? Ma cara ragazzina, io faccio delle indagini, capisci? Perché io sono un vecchio indagatore, che ti credi? Vieni qua, senti. Ti mette mai la mano così? Beh, sì. La cala? Sì. Giù ci marcia con indifferenza come se niente fosse. Dimmi la verità, il collo te lo tocca? Dimmi un po', ti tocca mai l'orecchia? Beh, un pochetto. E allora bisogna che ci stai attenta. Perché? Perché quelli che toccano l'orecchia conoscono il punto delicato. Buongiorno. E sono pericolosi. Vedi, ti cadono Buongiorno. Tutti i capelli, ti cadono. Buongiorno. Che stavi facendo? No, le cadono i capelli, sai, il tempo dei castagni. A me non mi cadono mai i capelli, come va? Vabbè, tu non sei mica più una ragazzetta, dico, tu sei un'altra epoca. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, avvocato, tutte le ragazze. Ah, a un certo momento quando passano avvocati bisogna che pianti le fanno speciale. Tutte che piacciono. Permettimi, come piacciono. Io devo sapere quello che fanno. Paterno. Per me sono come figli. Quello del terzo piano, quello non figlia, è vero, quella dei cinesi. E quella c'è l'età tua, permetti che figlia mia. Me ne vado. Va, è meglio. Ma è piacere Ciao. Che me ne vado, è vero, è piacere. Non è con piacere, è meglio che tu te ne vai, che stai qui a litigare, se papà c'è mia papà. Meno male, prega per noi. Peccatori. Non che di Nora. Mortinossi. Ma chi ti ha dato tutta questa confidenza? Avvocato Mortinossi. Avvocato Mortinossi. Ma che me le dai, una per volta? Devo leggere, no? Ma dammi tutto il pacco del palazzo, che devi leggere? Ma insomma... L'hai messa da parte e me la consegni assieme. Io non c'ho mica tempo da perdere, mica sono come voi postini che andate camminando come gironzoloni. E ricordate che quest'anno non è che vai su per le case a chiedere le mance, hai capito? Perché le mance le ritiene il portiere per tutti quanti. Ah, poi sì. Le ridà a voi. Ah, il nuovo regolamento. Se vedevo. Cambiali, idem con patate, un'altra cambiale. Oh, una lettera. Se invece di essere commesso di Fruttarolo io fossi inquilino, la prima cosa che c'era via è il portiere. Hai ragione, i portieri sono la cosa peggiore dei palazzi. Bei tempi, quando vivevo in villa a Como. Che hai, una villa a Como? Io no, era della padrona che avevo prima, no? Ah, appunto, e se no come facevi la cameriera? Però qualche cosetta ce l'hai. Poi faremo i conti, parleremo. Volevo dirti che lì non c'era portiere, Poi come sono in piccioni, che lingua che hanno. Ma figurati questo qui, vuole sempre sapere che cosa io porto nel cestino. Come faccio a dirgli che il cestino è vuoto e che vengo qui solamente per incontrare te? Insomma, c'è una simpatia reciproca da parte mia, in verità disinteressata.
Ma certo, tesoro. È da parte mia, allora. Tu non sei bello? Anzi. Non sei istruito? Anzi. Non sei ricco, perché... Per carità. Oddio, pago sempre io quando usciamo. Hai un certo fascino. Fascino? Perché sono maschio. Perché sono uomo, sono meridionale. Ma che idee ti vengono? Mi fai male. Anche tu sei una signora delicata. Bravo. Io sono serva di fuori, ma signora di dentro. Beppi, l'abito non fa il monaco. Ah, sì. Ah, io in te non ho mai visto la serva di fuori, ma come si dice, sempre il monaco di dentro. Ce l'hai, eh? Sempre. Oh, caro. Vediamo. Devo andare, aspettami. Sì, mi faccio dei conticini. Beppi, eh? A tutta l'ora. Eh? Ecco. Comandi? Oh, oggi non mangiare a casa. Siamo invitati tutto il giorno al Villa l'ambasciatore. Oh, mi dispiace. 今天早上, 在大使馆拿到这张贴请帖唐叔你高兴的话你去看这是一个画画家是新派的话叫唐叔你高兴去看他不高兴不不我想我不去了因为这个东西我不大懂的我想不要去了哎随你便唐叔你不愿意去的话好吧随你便 Allora tu mangi e poi esci, noi ritorneremo molto tardi stasera. Grazie. Wan patan. Volevo dire buon divertimento. No, buon divertimento si dice hao hao di wan. Hao hao di wan. È quello che hai detto tu, wan. Vuol dire come dite, un uomo nato da una donna poco onesta. Comandano l'altro? Sì, vabbè, già faccio noi. Spia coreana. Ciao. Oh, che bella macchina. Mamma. Oh, ecco qua, va, bottone. Bottone. Oh, caro, è qui. Vai da mammina, Vai. Una sorpresa. I padroni vanno da amici, noi possiamo passare insieme tutta la giornata. Tutta la giornata? E che facciamo? Una sorpresa? Ah, allora devo venire qua. A mezzogiorno preciso. Va bene, allora a mezzogiorno preciso. Ciao. Te ne vai così? E che devo fare? Guardi. L'ascensore a te? Nessuno. E allora perché non scendi per le scale? Tu sei fornitore, mi capita il suo palazzo. Non l'ho preso, l'ho trovato aperto sul piano e allora io... No, tu l'hai chiamato. Non l'ho chiamato. Tu l'hai chiamato. Non ho aperto bocca. A chi? Chi ha aperto bocca? Che si chiama a voce l'ascensore? Tu hai premuto il bottone. Non ho premuto il bottone. A proposito del bottone, il bottone mio. Ma quale bottone? Prego. Quello mio. Non l'ho premuto. E non l'hai premuto, me l'hai rubato? No. Ma io, ma... E quello in questione... Senti.
Guarda, io ho mandato in galera un'infinità di persone. Ma a me no. Io ti mando a finire in galera. Ma no, sì. Quella è la malattia. Tu non mi hai preso il bottone a me. No, te la do io la malattia. La cleptomania. Te faccio guarire io a te, hai capito? Va bene. Vai via. Mi maltrattate, sì. E sta attento a te. Con me c'è poco da scherzare. Ma non va arrabbiare. E mi ricordo quello che ero. Buongiorno signor Antonio. Buongiorno, senti un po', ma la targhita se niente dove è andata a finire? Ma fino a stamattina c'era. Sicura? Eh sì. E non sai chi l'ha levata? E chi lo sa? Adesso la padrona chi la sente? Questo deve essere quel fio di una cleptomane, ma sì, lo mio, la polsina. Pronto? Oh, ciao, sono me. Beh, meglio è 3 e mezza. Sì, va bene. Dai, su. Non mi dici ste cose. Il padrone sta per tornare. Va bene? Ciao, grazie. Tanta roba. La primavera missionaria, la reclame delle scarpe. Ho ricevuto più lettere della tua padrona che la Sofia Lore. Pure questo. C'è niente per me. Niente. Aspetti posta, eh? Sì, avevo il fidanzato, ma non scrive più. Ho capito. E magari te credi sempre che da un momento all'altro ti arrivi una letterina. Ah. Angelina, facciamo una parte. Una lettera fa sempre piacere, sai. Un po' che te la scriva io una bella letterina. Angela! Sì, signora. Beh, che stai a fare qui, a chiacchierare col portiere? Buongiorno, non ti posso signorina. Un momento sola? Stavo consegnando la posta ad Angelina. E bisogna stare qui mezz'ora a parlare con la mia cameriera? Mezz'ora? Un minuto e mezzo? Quale mezz'ora? Lei si sbaglia? Io non mi sbaglio mai. Ah, no? Allora è un fenomeno, perché tutti sbagliamo e lei non Antonio, sbaglia. Voi parlate troppo. E intanto giù la guardiola, rimane incustodita. No, la guardiola è chiusa a chiave. Della guardiola non me ne importa niente. Dico che mentre voi state qui, giù al portone, non c'è nessuno. Il palazzo rimane così in barriera di se stesso. E chi se lo porta via, signorina? Il mago Bagù. La guardiola è chiusa, gli inquilini stanno nel palazzo. Lei sta tranquilla perché c'ha i cani, non deve aver paura. Ma io non ho paura di nessuno. È armata, è armata. Non dica idiozie. Avanti, vai dentro tu. Non restare lì incantata. Va, va, va. Lavora, lavora un pochettino. Brava, signorina. Su, su. Antonio? Sì? Questa notte Alessandro è stato molto agitato. Poverino, ha avuto l'agitazione certa. Quello non è Alessandro e Mitridate. Ah già, mi sbagliamo. Ma qual è Alessandro? E sapete per colpa di chi ha passato una notte così agitata? Per colpa mia. Ma certo, vedete, lo sapete voi stesso. Tanto la colpa è della serva e mia, non si sbaglia. Naturalmente. Che gli dicevo? Ma quante volte vi ho detto che la sera quando portate fuori i cani dovete stare attento che tutti e quattro, dico tutti e quattro, tutti abbiano fatto i loro bisognini. È una parola, lei capisce, è una cosa difficoltosa perché sa, c'è differenza. Femmine e maschi. Il maschio alza la zampetta, la femmina non l'alza. Come faccio io a controllare? Vedo delle pozzangherine, ma mi ci vorrebbe, non so, l'analisi della pipì per capire, capisce lei? Infatti, ieri sera non siete stato attento affatto. Io quasi quasi sarei venuta a svegliarvi perché mi portaste ancora fuori Alessandro. Perché non l'aveva fatta? Ma naturale. Mi faccia un vasettino da notte. Ci sono quei vasettini da notte giapponesi per i cani. Sono tanto carini, una specie di pappagalletti. Quando al mattino Roma si è svegliata, pare un pavone quando fa la ruota. Caterina. Dica, signor. Ma che cosa fai? Adesso ti metti a fumare mentre fai le faccende. Ah, io non fumo, signor. E questa cos'è? È una sigaretta, ma non è mia. Beh, non vorrei mica dirmi che ti è piovuta dal cielo. Sì, signora, proprio così. È venuta dall'alto, è caduta sul davanzale della finestra e l'ho presa per buttarla nel portacenere. Vedi, Caterina, se tu hai la cattiva abitudine di fumare, io non te lo posso impedire. Ma non voglio nel modo più assoluto vederti fumare nelle ore di lavoro. Ma signora, io non ho mai fumato, le assicuro che era sul davanzale. Senti, smettila con queste bugie. Una sigaretta che cade dall'alto cade sulla strada e non sulla finestra. Poi siamo all'ultimo piano e non so chi potrebbe averla gettata. Santo Iddio, figliola. Ora prepara la tavola che sta per arrivare l'avvocato. Thank you.
signore. La chiave dell'ascensore? Non c'è. È guasta? No, funziona. E allora? E allora funziona per tutti, ma non per te. Perché sono antipatico all'ascensore? No, tu sei antipatico a me. Ah sì, non lo sapevo. E beh, mo te l'ho detto. E adesso che me l'avete detto? Vai a piedi. Ma perché non devo salire? Perché tu non hai diritto a prendere l'ascensore, tu sei fornitore. Io non sono fornitore adesso, sono borghese. E vabbè, allora come borghese che va a fare su? Che abiti qui? Voi che avete i diritti di domandare sì, a uno? Sì, io borghese. Come portiere ho tutti i diritti perché io devo difendere gli inquilini del palazzo da tutti i pericoli. E soprattutto dai ladri. Ai ladri, ecco, io lo sapevo, ricominciamo. Ecco, ricominciamo. Ma quali ladri? Sì, ladri, perché la targhetta del secondo piano, ne sai niente della targhetta del secondo piano? La targhetta del secondo piano, quella d'ottone. Vuoi vedere che l'hanno rubata? No, l'hai rubata. Ma allora come si fa? Come si fa? Io ti faccio arrestare? No, è una cosa seria, io non so come fare. Perché fate arrestare me? Ma perché? A me, è il cleptomane che è in me. Vabbè, io faccio carcere a tutte e due così non sbaglio. Allora vi sono proprio antipatico. Sì, ma sei tremendamente antipatico, che te devo fare? Però se fossi una bella ragazza mi accompagnereste all'ascensore? Forse. Me la dareste la chiave? Forse. Se fossi una bella servotta? Perché a voi vi piace dare i pizzicotti alle ragazzine? A tutti piace. Lo sentite, signore, lo sentite? La sentite, ti piace, ti piace. I pizzicotti, la camerina. Oh, ma è ancora giovane, lui. Ancora. Mi fate parlare che sto parlando con la signora. Ma vabbè, ma allora che sono diventato io? Datemi la chiave. No, non te la do, tu non ci vai in ascensore. Ma vedete come mi accompagno io. Non vedete come mi tratta, signora? Non trattate male i cleptomani, non trattate male i cleptomani, che in fondo sono dei malati. Senti, quello qualche volta... Ma facciamo tutto un conto, eh? Adesso ti faccio vedere io. Non gridare. Vedi, fai i conti con me. Cara consorte, voglio dirti una cosa. Una volta per tutte tu la devi finire di farmi il processo per presunzione di colpa. Ah, parlami da portiere, non da carabiniere. Oh, non offendere l'arma. Io non offendo nessuno. No, perché hai fatto così. Ho fatto così perché devo capire quello che dici. Beh, insomma, voglio dire che per dei sospetti, delle cretinaggini che escono dalla bocca di un disgraziato, io per te divento il mostro dei parioli. Bravo, bravo, l'hai detto, il mostro dei parioli. Ecco, beh, io... L'hai detto, il io mostro sono, dei parioli. Io sono il mostro dei parioli. Sei, tu, ma sì, come? Questo sei. Io sono il un mostro dei parioli. Beh, senti, ti dico una cosa, pazza gelosa che non sei altro. Se tu non la pianti di gridare, di fare queste scenate di gelosia, qui ci cacciano via. Nell'ultima assemblea del condominio, l'amministratrice ha proposto il licenziamento, lo vuoi sapere? Per te, per quello che fai tu con le serve. No, l'ha proposto perché ho fatto piangere Lisetta. Ah, e chi è Lisetta? Lisetta, la cagnetta, la figlia di Aristotemi il bastardo. Ma che gli avevi fatto? Gli ho dato un calcio perché aveva fatto pipì nel portone. Ma ti capisci, perché tu alle povere bestie ci dai calci, alle ragazze no, le allisci, le accarezzi, vero? Antonio. Ecco, io a questa adesso dovrei prenderla a calci Mi scusi, signor Antonio, le vorrei parlare. Ma per carità, vieni, accomodati. Siediti pure. Sai, stavo parlando con la mia signora. A volte si ha qualche conversazione con la propria signora. Dì, non sarai gelosa mica pure di questa, no? E Angelina è l'unica ragazza che non mi dà fastidi nel palazzo, so come la pensa. Sia ringraziato il cielo. Garati pure, di. Io volevo chiederle un gran favore. Figurati, di. Tante volte le capitasse qualche famiglia che cerca una ragazza. Porca miseria, pensa la signora Zanobini qui al 19 per 7 giorni ha cercato una ragazza. E quella era una signora veramente per bene. Ah, quella era un buon servizio. E l'ha trovata? Eh sì, perché poi si è rivolta all'agenzia. Gli hanno mandato una friulana alta 2 metri, che non c'è dura, eh. Via, si mangia tutto, un pezzo. Non ce la faccio più con quella padrona. Sì, te capisco. È veramente cattiva. Sai perché io non gli ho risposto prima? Giusto perché l'amministratrice... Se no glielo davo io il cane con i dolori di pancia. Va bene, ma è inutile che stai così triste. Su, allegro, non c'è ma bisogno. Certo, Angelina, un altro servizio si trova. Ma certo che si trova. Ma lei è triste anche per un altro motivo. No. Sì, guardami negli occhi. Vedi? E che c'ha? C'ha che il fidanzato non si è fatto più vivo. Vedi? T'ha lasciato. Non mi ha più scritto. Che ti dicevo, hai visto? Ma tu gli vuoi bene. Sì. Povera cocchetta d'oro. Gli vuoi bene assai? Sono sola. Capisci, sola a Roma, senza padre né madre, con quella che la maltratta. Aveva trovato un giovanotto e ci si era affezionata. Su, non coraggio, piange. Coraggio. Non piange, Angela, che non ne vale la pena. Andiamo, se piangi mia. Per quel giovanotto, proprio dico, non ne vale la pena. Tanto gli uomini sono tutti mascalzoni. Guardate da quale pulpito parte la predica. Guarda. Io dico sono tutti mascalzoni gli uomini d'oggigiorno. Perché all'epoca nostra era un'altra cosa. Una volta fidanzati ci sposavamo. Magari con la morte fra i denti, ma ci sposavamo. Guarda il caso mio. Oui, tu stai parlando di me. Io parlo di me quando ho sposato io. E io dove stavo? Vicino a me, appunto dico. Vieni, siamo rimasti soli come Paolo e Francesca, come Tristano e Isotta. Io veramente non sono triste. Meno male,
Una volta tanto sei allegro. Che carino. Com'è bello la Cina. Non scherzare. Ti ho preparato un pranzetto alla cinese. Alla cinese? Mm. Ma io so che i cinesi mangiano rospi, topi fritti, cavallette. Non mi farà male poi, perché poi mi viene a... Se mai saranno fiori di loto, volovan di farfalle, soufflé di lucciole. Siedi, cara, fai come se fossi a casa tua. Vado a prenderti il cocktail. Il cocktail? Che cos'è? Hai il fascino meridionale, ma non hai vissuto. Dai con i baffi. Piccoli che suonavano, passavano davanti in bottega quando ero bambino. È molto bello. Ma che musica è? Una musica di mandarini. Guarda, io faccio il fruttarolo da tanto tempo, non mi era mai capitato un mandarino che suonasse. Sono mandarini cinesi. Mandarini cinesi. Mi piace, sono belli. Ma tu non mi avevi parlato di una sorpresa? Mm? Ma che sorpresa? Che mi fai un regalo? Vedrai, vedrai. Dal momento che abbiamo la possibilità, possiamo passare un pomeriggio da signori. Cioè, faremo tutto quello che fanno i signori. Ho preparato un programma. Ho trovato a casa un invito per un vernissage. Un vernissage? E che è questo? La vernice di una mostra. E ti pare un divertimento? Guardare due imbianchini che pittano una vetrina? Ma... O una mostra pittorica che può essere astrattista, illusionista, surrealista, tu non puoi capire. Ma io ti devo elevare. È una missione la mia. Tu diventerai un uomo colto. Sì, sì. Mi farai diventare cadavere con queste mani da nobile, delicate. Senti, ma te come le sai queste cose? Beh, quando stavo nella Villa Como, i miei padroni ricevevano molti gruppi di artisti, hanno fatto molte mostre nel salone. Non ci puoi andare da sola. Una signora deve presentarsi col cavaliere. Ah, ma io non ho l'abito da cavaliere, mi dispiace. Prenderemo i vestiti dei miei padroni, tanto torniamo prima di loro. Oh, vestiti da cinesi, la non ci va. Oh, si vestono le europee, elegantissimi. Sai guidare la macchina piuttosto? Che macchina è? Macchina americana. Oh! Sono 20 anni che guido. Siamo a cavallo. A noi. A noi. A noi. Cicì. Cicillo. Pronto? Qui parla Casa Tanzi. Aspetti un momentino che adesso che porto il telefono. Questa povera Margaret, che destino. Accia, sta Margaret. La signora Modei al telefono, signora. Ah, è Mina. Alle 3:30 eravamo rimasti d'accordo così, no? Sì, poi ne parliamo a voce. Certo, viene anche lui. D'accordo, arrivederci. Ti ricordi che ci aspettano gli Omodei alle 3:30 oggi, Gli Omodei? Perché? Perché ci hanno invitati. Hanno invitato te, sono amici tuoi. E il quarto per il bridge? Il quarto per il bridge se lo trovano gli Omodei, conoscono tante mummie, gli Omodei. E perché tu hai da fare, scusa? Sì, viene l'ingegner Zanchi, forse, per quel progetto. Poverino, lavorate pure di domenica. Beh, il lavoro è un riposo, un divertimento, io mi diverto. Poi sento la partita alla radio. Signora, posso preparare a tavola? Sì, prepara pure. Ho una fame, io non posso più. E se vi serve qualche cosa? C'è Giulietta, no? No, Giulietta esce domenica. Ah, già, è domenica. Beh, non ci serve niente. Vai tranquilla, vai dagli Omodei. Ma di la verità, a te gli Omodei non ti sono simpatici?
E francamente, no, non mi sono simpatico. Andiamo dai. Qui? Qui? Aspetta un momento. Tesorucci miei belli. Su, mangiate. Tomi, tridate. A te, Alessandro. Buongiorno, sempre qui tutte le domeniche, eh? Sì, sono venuto per quella ragazza. Già, lo so, ma se fai come domenica passata, figlietto mio, è inutile che ci venghi. Ma la colpa non è mia, è di lei. Ogni volta che passa non mi guarda nemmeno. E grazie, tu rimani così tutto impalato, non gli dici una parola, non la guardi in faccia, che vuoi che te fermi lei? Oh, un marinaio dovrebbe affrontare tempeste. Va bene, ma io sono al ministero, in ufficio. Ma dico, anche se stai in un ufficio al ministero, dico, per affrontare la ragazzina non è mica necessario aver fatto la traversata dell'oceano Atlantico, capisci? E come devo fare allora? Come devi fare? Me lo dica lei. È una parola, te ci vorrebbe il temperamento mio, ma... Oh, lei mica è quella del secondo piano, sai? Siamo sempre chiusi in ufficio, capisci? Sì, capisco. Sì, io sono... io sono innamorato di quella del secondo piano. Ma vabbè, capisco. Dunque, lei esce. Sì. Tu la segui? La seguo dolcemente? Dolcemente, come va, va, insomma? Come va? Come va, va? Come va? Come va, come va? Di corsa, come va, va? Come va, va? Che ne so come va, dipende da te. Sì, signore. Dunque, ci permette? E se lei non permette? Se non permette, tu gli prendi la mano, perché vedi, a un certo momento qui entra l'uomo, hai capito? Eh? L'uomo? Eh? L'uomo? C'è un altro? Ma no, l'uomo in te. Prevale l'uomo, capisci? Deve vincere il complesso. Ah, c'è da fare a botte? Ah, io no. Ma non c'è da fare niente, devi vincere il complesso della tua timidezza, capisci? Ah, vabbè. Stammi a sentire. Tu mi piaci. Grazie, è molto gentile, anche lei è simpatica. Ma no, tu mi piaci, dici a lei, tu mi piaci. Credevo che lei... Ma che credevi, che me frega di te a me? Dunque, tu gli dici mi piaci. Sì, signore. Io sono timido. Anch'io. Madonna mia bella, ma proprio a me mi doveva capitare questo. Tu sei timido e dici a lei io sono timido, ma voglio vincere il complesso della mia timidezza. Qui è l'uomo che parla, è il maschio che distrugge, che affascina, che conquista. Mi spiego? Dolce fanciulla, dietro questo rude aspetto militare si nasconde l'anima di un dolce poeta. Mi faccia dire ciò che penso di ella. Ma se te lo dico io quello che penso di te. Caraglia, sotto gli occhi, me lo fa sotto gli occhi. Ah, vieni qua, senti, oh. Vieni un minuto, scusa. No, no. Beh, un minuto solo. Oh, stupida. Così non si può andare più avanti. Così non si può andare più avanti. Ma perché non me le porti addirittura in casa? Ma chi te credi che stavo baciando? Qualche sporcaccione come te. Ma non è una donna. No, un bambino. È un marinaio. Pure in giro. Adesso te lo porto. Pure in giro, mi piaccia. Io non ne posso più. Vieni, toccatemi. Ma io... Ma te faccio vedere che brutta figura fai. A chi baciavo la mano io? A me? Sì, ma era un bacio innocente. Grazie, che doveva essere sensuale. Mi insegnava come si conquistano le donne. Ah, sì, Casanova che dà le lezioni. Questa la riconoscenza. Mi insegnava, è vero. No, siccome sono tre domeniche che sta qui fuori impalato come un salame. Che è quella del secondo piano. Signore, allora, fra 5 minuti. Vabbè, ma sto dando spiegazione a mia moglie, mica le parte il treno. Ma che ti interessa? E allora, stavo dando di consigli a un ragazzo dimmi. Perché tu sai, io so perché ho vissuto intensamente. Signor Antonio, sta arrivando. Mi ha messo paura così. Eccola. Mi raccomando. Oddio. Fulvia, vieni un po' qua. Ma insomma, guarda quello che mi tocca fare. Io, se mi ricordo quello che ero, avanti, vieni qui, su. Sei fidanzata tu? No. Ecco, c'è questo qui, questo ti ama. Ecco, su, avanti, Dio, parla, dai. Signorina, tu mi piaci. Come non mi piaci? Quello dovevi dirglielo se lei non si fermava. E usciva l'uomo in quel momento. Figliolo mio, passa alla parte poetica, dammi retta. Signorina, dietro l'anima di questo poeta... Dietro l'aspetto. Ma soldato... tu capisci che se noi facciamo la guerra per mare con l'Inghilterra, l'Inghilterra si è ripulita. Si nasconde... si nasconde un poeta. Poeta, sì, hai capito? Oh, è un bravo ragazzo. Quanti anni hai? Sono nato nel... Dico, quanti anni hai? Che stava l'anagrafe qui? 25 anni. No, 25. Che mestiere fai da borghese?
Niente. Niente, c'ha tutte le strade aperte. Sì, signore. Tu dove vai oggi? Ma al cinema. Al cinema, ecco, tu la porti al cinema, lui ti accompagna al cinema, paga lui. Sì. E poi mi direte tutto stasera, che Dio vi benedica. Ma, ah. Va bene, mi scusi signora, prego, per il bacio. Vabbè, dai, dai. Zio. Hai capito in picciarsi che succede? Già. Ci mettiamo pure i sensali di matrimonio, va a finire. Sei soddisfatta adesso? No, lasciami. Ma perché lasciami? Pigliati il caffè. Hai visto che era un equivoco? Che ti fa freddo, va. Non è il caso di amareggiarsi così. Io posso anche sembrare... Ma io voglio bene a te, stupidona. Sì, ma mai una volta che me lo dimostrassi, però, sto bene. Ma perché il fatto che io bevo sto caffè senza rompere la tazzetta né dire parolacce non è una dimostrazione d'affetto? Ma è colpa mia se è cattiva. È del destino. Del destino. Mettete a sedere. Brutta vecchiaccia bella d'Antonio tuo. Vabbè. Tu sei tutto per me, hai capito? Sei tutto. Magari tu ci credessi. Mia madre, mia moglie, mia figlia, pure mia suocera sei. Ricominci. Ciao. Ciao. Ti ho fatto aspettare. Un pochetto. Dove andiamo? Non lo so. Buongiorno. Come? Dov'è la macchina? In garage? Andiamo, sì. Permetti. Sai, sono occupato. Sì, lo so, ma vedi qua. No, dico qua, vedi? La vedo, sì, questa panciona. Mangiate troppo. Guarda un po' strano, non è che sei qua, no? E guarda un po' di là,
Un po' a vedere di là, perché prima mi sono mosso io. Guarda se ritrovi. Mi dispiace per il tuo fidanzato, ti stanno aspettando. Non importa, sei abituato a aspettare. E poi salta la fura, no? E salta fuori, sì. Guarda un po'. Produzione. Progresso. Dipingere per me vuol dire respirare, pensare. Ogni quadro che comincio per me è un amico, tramonto, e un compagno. Che brutto compagno. Come dice, signore? È una considerazione. Per carità, maestro, io vorrei sapere da dove attinge questa sua aspirazione, a quale fonte? Ma l'ispirazione è sempre dentro. L'ispirazione è qui, è qui, è qui. L'avevo detto io che questo è... Un pittore quando dipinge deve soffrire, soffrire, soffrire. E lei soffre, commendatore? Tanto, io soffro da morire. Anch'io. Venite, ecco, eccolo, eccolo. Oh, questo quadro, questa è la mia creatura. Avete un figlio? Sì, sì, sì. Mettete la testa a posto. È più che un figlio, l'ho chiamato Avvenire. Quei rossi? Cosa sono quei rossi? Che sono? Brava, brava, ha messo il dito nella piaga, nella piaga. Che cosa ci legge lei in quei rossi, eh? Leggo tante cose. Leggo solitudine, pianto, disperazione. E poi? Ecco, l'abbandono di una donna in un pomeriggio estivo. Mm-hmm. Ma dove sta la donna? Quel puntino rosso. Ma non dite eresie, non ci sono donne, no. Non farla arrabbiare, questa dice che c'è. Io non ci voglio le donne, ci voglio le mamme, milioni di mamme. Di mamme, ce n'è una sola, tenetevela cara, commendatore. Dietro quei rossi non vedete la lotta politica, non vedete lo sciopero a oltranza. Sì. Questa è la funzione del quadro, far vedere a tutti quello che uno solo, l'artista, vede. Questo è un quadro che ha una forza prepotente, non si può guardare, fa male al cuore. Non si può guardare a lungo, hai visto? Mi fa venire i nervi, è meglio che non lo guardo, ma mi allontano, ma dove sono quei zeppetti? Mi appoggio, scusate che mi fa male il ditone. È un uomo arido, mi dica, maestro. L'arte. Non comprendono l'arte e sono venuti solo per mangiare. È un'opera poderosa. Adoro l'arte astratta. Non vedi che meravigliosa scomposizione delle forme? In questa scultura la materia si libera e diventa spazio. C'è qualcosa di erotico, no? È meraviglioso. Andiamo. Picasso ha insegnato a tutti. Matisse ci fa ridere. E da lì, dov'è? Di là, di lì, al buffet. Lei è uno della controscuola. Si trovano. Vai. Posso andare? E vai.
Pronto? Sì, Tommy. Non t'arrabbiare, non potevo mica avvisarti, no? Lo so, ma non sei mica colpa mia, ho avuto da far. Sì, adesso vengo subito, Sì, sì, ciao, ciao. Chi è? Mio fidanzato, poveretto, è un'ora che mi aspetta. Vai, puoi far aspettare il fidanzato. Vai, vai. Detto del fidanzato? No, di mia mamma, poveretta. Perché? Che c'è? Che dice, poveretta? Beh, sei preoccupata, sta per mio fratello. Sì. Se vuole, sì. Siamo tutti preoccupati. Dimmi, che c'è? Ma niente, sta lì, al paese. Sì, di. Cos'è che ti preoccupa, Di. Ben sa, mio fratello, sono 3 anni che non lavora. Perché? Non gli va? Sì, per andare che andaria lui, poveretto, però non si trova al paese. E perché non lo dici a me? Rivolgiti a me, no? Facciamo venire a Roma e io lo sistemo. Davvero? Certo. Stasera viene l'ingegner Zanchi e gliene parla anche a lui. Grazie tante. Vuole sentire cosa dice mia mamma? Ah, sì, sì, fai un po' sentire. Cara figlia, ho ricevuto la tua lettera lunedì, dove mi dici che stai bene di salute. Quando vieni a trovarci, io spero presto. Anche la zia Caterina non viene da tanto tempo a trovarci. Signorina, mi scusi, ma dovrei attraversare la strada senza sola. Vabbè. Ho paura. Tutto mio. Quanti sassi qui. Piano. Sì. Io alla spunta volavo, sì, proprio volavo. Adesso, sì, sì. Attenta, attenta. Questi motociclisti. Angela, ciao. Ciao Angela. Devo far aspettare tanto. Sono appena arrivata. Oh, meno male. Senti, ho un sacco di cose da dirti e chiese tante novità in paese e pare che voglia riaprire l'albergo, ciò. Penso che potremmo ritornare a lavorare tutte e due come prima. Mi cosa farà il paron? E Vincenzo, l'hai visto? Benedetta, dica sempre da pensare a quel Vincenzi. Ma no, che c'entra? Domandavo così. Oramai con Vincenzo è finita. Non me ne importa più niente. Solo mi poteva almeno scrivere. Da quando sono partita non ha scritto mai. Oh, Benedetta, ma Dio sa come si è fatti tutti gli uomini, no? E poi a me quel Vincent, guarda, non mi piace. E ti sa quanti di meglio ne trovi a Roma? Ah, sì, sì. Non me ne importa più niente. Oh, manco mal. Perché guarda, mi te devo proprio dire una cosa. Dio sa cosa ha fatto quel mascalzone. Quando tu sei partita per Roma, lui si è messo con la figlia della Luisella. E manco a dirsi, El si è dovuto sposare in 15 giorni. E ha cacciacolato tutto il paese per questo. Si è sposato? Sì, sì, sposati. E pensa che poteva capitare anche a te. Par carità. Su, vien che andiamo dalla Francesca che ho da portare questo pacchetto. Su. Non posso. Perché? Tengo qualche appuntamento? Ma no, la padrona mi aspetta e poi non mi sento bene. Vabbè. Allora mi vado. Beh, casomai ti telefono giovedì così se vediamo e sortimo insieme. Non ci pensare. Ciao, Angela. Stai tranquilla. Ciao. Ti baciamo tanto e unitamente allo zio Carmelino ti salutiamo insieme a Concetta che ti ricorda sempre la tua affezionatissima madre.
Ah, bella letterina, brava. PS. Pure. Zia Annunziata è uscita dall'ospedale, ma per camminare bene ci dovrebbe avere l'apparecchio ortopedico, dove che qui non si trova, e poi non abbiamo neanche i soldi. Ma Roma si trova? Sì. Sì, ecco. Se vuoi me ne occupo io. Facciamo avere, zia, apparecchio, eh? Sono apparecchi meravigliosi, si applicano qui. Qui. Così se anche uno ha mezza gamba o proprio tre quarti di gamba, mette l'apparecchio, cammina. Capito? Qui, ecco. Mette qui. Non le porti, eh? Aspetta, eh? Aspetta qui, eh? Chissà quanto costano? No, sciocchezze. 1.500. Sono mica della signora. Beh, chi gliela compra la signora? Non gliela compro io? Già qua. Mettila. Su. Camera mia? Perché camera tua? Vuoi mettere qui, no? Andare a camera tua? Vai, va. Vai. Su, metti. Dai, su. Vai. Rispondo io, vai. C'è uscita. Giulietta. Vattene e va giù. Volevano mia moglie, mi fa una rabbia, a me sti scocciatori, dice sono un'amica. Chi ti conosce, amica? Scusi, dottore. Metti. Tanto io non guardo. Che mi porta a me? Stanno bene le calze? Sì. Le donne devono sempre portare le calze, vedi che altra gamba che fa. Come dice, calzettina di puro filo bianco, calze. Oddio, chi è? Sarà ingegner Zanchi. Ma che si figura, ingegner Zanchi? Vado prima? No, tu resta. Vado io. Fuoco! Addio Antonio, vai.
come non lo stringiamo? No, non, fai una cosa, va, lasciami la chiave, lo stringo io il tubo, va bene? Lo stringe lei? Sì, lo stringo io. Ma perché non si fida di me? Vabbè, non mi fido di te, io ho da fare, Antonio. E che deve fare, scusa? E che devo fare? E che devo rendere conto al portiere di quello che devo fare? Sto sentendo la partita alla radio, ecco. Vabbè, mentre lei sente la partita, io do questa stretta. No, la stretta la do io e tu. E io sento la partita. No, tu te ne vai, te ne devi andare. Allora, lo stringere lei? Sì, stringo io. Vabbè, io vengo a insegnare come se Ma che? Me lo devi insegnare tu, lo so come si fa. E quanto ci metto? Che ne so io? Vedi, lei non lo sa, io ci metto un minuto. E un minuto ci metto anch'io. Antonio, vattene via, non mi fare male. Scusa, Antonio, io voglio parlare con molta educazione. Sì, vada, va via. Antonio, tu non le puoi capire queste cose perché sei un portiere. Ma che mi manda via senza chiave? Sì, ecco, la chiave non dice più. Antonio, vattene via, te ne devi andare. Vattene via. Oh, ho l'impressione, sì, come se lei mi voglia mandare via. È una tua impressione, Antonio. Via, via. L'ingegner Zanchi? No, non è adesso. No. Dove vai? Dove vai? E le calze? Ti piace? Sì, certo, le gambe sono molto più belle così. Avevo ragione, eh? Ti svelo un segreto, ma zitta, non lo dire alle tue amiche, eh? Vedi qui? Questa righina? Questa deve essere sempre dritta lungo la gamba. Se è storta la riga, sono storte anche. Ah, oh, signor dottor, che? Ecco gli occhiali. Ha visto, prima li cercavamo tanto, signor dottor. E signor dottor, prima li sentivo, non li trovavi, adesso invece... Ti picchio. Che te potere chiedere? Buonasera, signori. Prima il pittore, adesso il concerto. Ma Antonietta, tu mi fai morire. Ma andiamocene al cinema. Non fare storie, eravamo d'accordo. Dobbiamo passare il pomeriggio come due signori. Va bene, ma almeno passiamolo come due signori. Buonasera. Che si divertono. E levati il cappello. Il cappello. Andiamocene. La mia padrona tutte le domeniche va al concerto col marito. Ma quelli sono cinesi, altri gusti, altre mentalità. Senti a me, Antonietta, andiamocene al cinema. Poi andiamo all'osteria, ti faccio conoscere Righetti il macellaio. Quanto è simpatico, conosce le barzellette, quelle zuzze. Smettila. Zitto. Sei una persona fine, non fa l'ignorante. Buonasera. Io voglio fare l'ignorante, ma mi voglio divertire. Va a prendere i biglietti. Lo vedi, si devono prendere i biglietti, ma chi ce l'ha i soldi? Io non ce l'ho. Certo che ce l'ho. Non ti preoccupare. Hai portato il denaro? Ma naturale che l'ho portato. Non è moneta cinese. Ma che cinese? Va a prendere i biglietti, su, avanti. Io vado. E vai. Ma proprio vado. Non lo senti che sta per cominciare? Muoviti. È un sacrilegio. Spicciati. Quanti hai due biglietti? 3.000, signore. Ah, ma è caro. È un concerto d'archi. Archi, va bene, ma si deve avere un'orchestra di San Carlo per 3.000 lire. Vabbè, non c'è galleria? No, signore. Posto unico? Sì, posto unico. Vabbè. Programma? No, programma no. Programma sì. Beh, ti prendi il programma. Programma sì. Ecco. Prezzo fisso? Sì, unico. No, perché sono sordo e gli archi... Non ci sono riduzioni. Ah, bene. Il resto? 3.000 lire i biglietti, 500 lire il programma. Profughi, i sinistrati, gli alluvionati. Veniva 6.000 lire, ma ha fatto un forfè per 5.000, hai risparmiato 1.000 lire. Grazie. Ecco 100 lire per la maschera. Ecco i biglietti. Dura molto? È lunga. È lunga. Gratis. Ma che è un museo? Non capisci niente. Prego, da questa parte, signore. C'è il gelataio? No, signore. Prego. Sta zitto. Guarda roba, signore. No, no. Permette, scusi. Ah, tutti e due. Pardon, scusi. Prego. Pardon. Pardon. È mio, sarà. Vieni qua. Pardon. Grazie. È grave dalla sonata in sol minore di Vivaldi.
Usciti tutti i colleghi tuoi. Che sei sordo, Milità? Milità, perché non mi rispondi? Io non ti ho fatto niente. Siete tutti cattivi con me. Signori, beh? E tu che vuoi? Che cerchi? Lascia stare la sentinella. Non può mica parlare. E perché? Muta? Tutte le sentinelle sono mute. Tu che fai? Cerchi qualcuno? Sì, il fidanzato mio. Lo conosci tu? Come si chiama? Si chiama Ciccillo. Non lo vedo da 5 giorni. Nemmeno adesso è uscito. Ciccillo, e poi? Ciccillo Mastrangeli. Mastrangeli? Ciccillo Mastrangeli. L'ho consegnato. E a chi l'hai consegnato? Come chi? L'ho consegnato, deve restare in caserma. Mannaggia, e adesso io a spasso con chi ci vado? E che ne so io? Se non ero di servizio li ci portavo io. Sì, io venivo proprio con uno come te. Perché? Ciccillo è meglio di me. Ma Ciccillo è un'altra cosa. Oh, su, ma perché non me lo vai a chiamare? Non mi toccare. Te l'ho detto, è consegnato. Uffa. Poi ci sono tanti soldati in giro. In divisa siamo tutti uguali. Tutti uguali, lo dici tu. Ma io Ciccillo non lo cambio con nessuno. Agli ordini. Tu non puoi parlare. Au. Non stavo mica facendo niente. Ancora qui. Ma lo vuoi capire che non si può parlare con la sentinella? Ma io gli stavo domandando se... Ma che io? Attenti. Adesso parli pure con le donne? No, io stavo solamente... Silenzio. Chi è? La ragazza l'ho consegnato. Tu comandi più di lui? E se tu gli dici di fare una cosa, lui ti deve obbedire. Ma per forza. Saluto. Riposo. Attende. Ma allora perché non gli dici se mi va a chiamare Ciccillo? Ma se mi ha detto che è consegnato. Ma si può sapere che è sto consegnato? È una punizione. Oh, vabbè, ma per questa volta lo potete perdonare, no? Per la verità non dipende da me, ma dall'ufficiale di picchetta. Ah, perché lui comanda più di te? Sì. No, ma qua non si finisce mai, sa? Ma allora che devo fare? Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, Caterì, prendi il caffè? No, Mario non c'è, vero? È smontato alle 2, ti ha aspettato fino a un quarto d'ora fa e poi... Se n'è andato? E che doveva fare? T'ha pure telefonato a casa e gli hanno detto che era uscita da tanto tempo. Sì, lo so, ma sono successe un sacco di cose. Cioè, volevo dire che non ti era successa qualche cosa pure oggi. Ma non ti ho detto dove andava? Niente, era imbufalito. Beh, io aspetto al giardino, se telefona. Vabbè, ciao Caterina. Ciao. Ciao. Thank you.
qualche resistenza a queste ragazzine, eh? C'è quella lì che non si è fermata un momento, se facessi io la metà dei movimenti. Io e mia moglie non abbiamo avuto figli, siamo stati veramente sfortunati. Sa, una casa senza bambini è come... Brutto porco! Ti lasci fermare da queste schifose! Oh, anche io non devi stare a casa con tua moglie! Adesso ti calo gli occhi a te! Attendi! Che c'è? Io volevo sapere... Che succede? Sei tu l'ufficiale di Picchetto? Dica pure, cosa vuole? Io volevo vedere, il fidanzato è mio, non può uscire perché è consegnato. E allora? E allora io lo dico a te perché tu lo fa uscire. Ma... E su si buono. Caporale? Ma no, ma se lo dice a lui è finita. Sergente... Ma lui non comanda niente, allora che sono venuta a fare da te? Come si chiama questo fidanzato? Cicillo Mastrangeli. Cicillo Mastrangeli, cosa ha fatto? Il soldato Mastrangeli Cicillo ha 5 giorni consegni perché rientrava dalla libera uscita dopo la ritirata e dopo che era stato suonato il contrappello con 10 minuti di ritardo. Con 12? Va bene, 12 minuti in più, 12 minuti in meno è sempre uguale. Tu non hai mai fatto tardi a un appuntamento? No, mai. Vabbè, fallo chiamare. Adesso aspetti fuori, dopo fatto l'appello ai consegnati, vedremo, è contenta ora? Grazie, ufficiale, grazie. Prego. Andiamo. Accidenti. Prego, scusi,
Vieni avanti. Come mai torniamo così presto? Non sapevo dove andare. Come? Di domenica a Roma non sapevi dove andare? Porca miseria, se avessi io 20 anni di meno, 30 chili di meno e una moglie di meno, lo troverei il posto dove andare io. Ma, Angelina, c'hai qualche cosa? Un po' di mal di testa. Un po' di mal di testa. Non mi convinci tu, ragazzina. Possibile che quando uno deve nascondere qualche cosa si inventa subito il mal di testa. Oh, e guardami un pochetto, sto parlando con te io, sai. E avanti, dimmelo, che c'hai? Che ti è successo? E niente. Dimmelo su. Ti è successo qualche cosa? Niente. Buonasera, signor. Aspetta un momento. Avanti, raccontami tutto quello che ti è successo, su. Ti posso essere utile, ti posso aiutare. Noi ti volemo bene, sai. Angelina, c'hai la mano gelata e sei pallida. Allora, ti senti male davvero? Sì, buonasera, signorato. Buonasera. Ma... Atalanta-Bologna rinviata. A Milano. Fiorentina 2, Milan 0. A Napoli. Dai, Napoli 1, Juventus botte 1. In casa. A Genova. Andiamo bene il campionato. Padova, andiamo molto bene. Sampdoria 0. A Ferrara. Dai. Spal batte Lazio 1-0. A Torino. Sì. Torino 6, Propatria 0. A Triestina 0, Novara 0. A Roma. Roma batte Internazionale 1-0. Buono il fumasone. Oddio, vedi, sei male in testa, sei matto. Alberto. Che Alberto? Chiama il dottore, distanza, su, contegno, al posto tuo, che fai? Del meglio, sì, signor dottore. Oh, ecco, bravo. Su, che fai? Perché non esci? Via, andiamo, esci. Non va più, resto qui con lei. Con me? Ma che sei matto? C'è il fidanzato che aspetta, tieni, via, la letteria, la mamma, tutto. Ah, qui, via, non importa più niente di Luciano adesso. E no, te deve portare, Luciano, quello sono 2 ore che aspetta, voraccio. Ah, su. E che aspetti? Non lo prego mica. Ma te prego io, no, mamma, cammina, mamma. Ma come? C'hai un giorno libero alla settimana, devi passare col fidanzato. Quello ti porta pure al cinema. Ma lei ha detto che la domenica i cinema sono affollati, che c'è l'aria viziata. Io l'ho detto, al cinema la domenica bisogna andare. È divertente andare la domenica al cinema, sei matto, tutti voti, cinematografico. Vai, ti diverti, va. Allora voglio proprio che vadi. Sì, voglio che vadi. Che? La mamma cosa ti scrivo? A me lo dici, scrive quello che ti pare, appunto nel senso buono, dico, a me. Il mio fratello faccio venire a Roma. Perché c'è un fratello? Ma sì, quello disoccupato, no? E beh, fa venire a Roma, disoccupato, che se magna, i gatti del foro traiano, ma che stai? Andiamo, ragazzone, come te ne capisci queste cose? La parecchia. Che parecchia? Parecchia per la zia Annunziata, poverina che non può camminare. E beh, può camminare a sede, no? Cavolo, fa venire a Roma a piedi, andiamo su, a sede, zia, a sede, lascia a sede. Ah, andiamo, buon divertimento, salutami Luciano, Sei dritto, c'ha la grana quella? Vabbè, ma che hai fatto? A me mi tocca fare il gentiluomo, il nobile, io ho 2 vite, capirai. Io sto con voi perché sono proletario, mi piace la gente semplice. Se sapessi mi tocca andare ai concerti, ai musei, Picasso. Ma quella chi è? Quella è una nobile. Quella? È una marchesa. Ma che marchesa? Quella è la serva dei cinesi. Arriva, raccontici una barzelletta. Zitti. Ne devi raccontare una di quelle, ma proprio di quelle che sai tu belle. No, vabbè, ci stanno le ragazze, ma come fai? Dai, venite qua, sta la sentita. No, fateci parlare adesso, va! Sì, fateci parlare, sì, andiamo! Antonietta!
Antonietta, bevi su. Su, un sorso con me. Su, bevi su. Un bacio. Ecco, bevi. Bevi un sorso con me, un sorso con il tuo Pepi. Balliamo, su. Ma dimmi la verità, non ti senti veramente una signora adesso? Dimmi la verità. Cosa ti raccontavano i tuoi amici? Niente, una barzelletta. Dimmela. No, è troppo sozzo, troppo sozzo. Allora no. Com'era? La vuoi sentire? Sì. È breve, breve, senti. Che bravo che sei! Sono Peppino, il coltello. No, distratte, visto. No, distratte, che è legato. Mi senti, Angelì? So io, so Antonio, Angelina Bella. Mi senti, Angelì? Angelì, cerca di farti forza. Ma non t'abbandonare, non t'abbandonare. Quello si abbandona. Ma dove starà un letto? Questa me la paga, per tutte me la paga. Angelì, rispondi. Lo vedi? Vedi? Rispondami qualche cosa. Non respiri, eh? Respiri meglio adesso. Angelì, senti. Angelì, mi riconosci? Ma figlietta cara, ma che vai a fare, tesoro mio? Angelina bella. Oh. Oh. E rispondami qualche cosa. Rispondami. Ah! Finalmente ti ci ho preso. Via qua, scema, che questa sta morendo. Angelì. Morendo? Che dici? Sì, sono ammazzata col gas. Angelì. Bella. Angelì.
fortuna che ho fatto a tempo a sfasciare la finestra, se no morivo pure io. Oh, mi sono sentito asfissiare. Oh, creatura. Oh, Dio. Zitto, sta meglio, vedi? Zitto. Ma che ci fa morire paura noi altri, eh? Ah, ma come ti è venuto in mente? Eh? Grazie. E di che? Perdonatemi. Ma perdonate di che? Ma di che cosa? Ma di che perdonate, figlietta mia? No, no. Che vuoi dire? Parla, di. Non la tormentare. Falla parlare, almeno sappiamo il motivo perché ci vuole ammazzare, no? Non si sente di parlare. Non dite niente alla signora. Oh, ma per carità. Andiamo a dire queste cose. Non ti preoccupare, sta tranquilla, ma chi gli dice niente? Certo. Però lo viene a sapere. Ecco. Il vetro rotto. Ah, già, il vetro rotto. Vabbè, l'ha rotto il cane. Vabbè, noi troviamo una scusa qualunque. La cena. Ma la cena, non ti preoccupare. Ma che te frega a te della signora? Pensa a te meglio, pensa. Pensa a te, pensa. Stupida. Ma come te passano in mente certe stupidaggini? Ma come sei così carina, sei giovane e vuoi morire? Proprio. Ma perché vuoi morire? Ma allora questa che dovrebbe farsi? Dovrebbe stare sempre ammazzata? E non ho finito. Sono dovuta andare dal tenente. E ho dovuto faticare moltissimo. Ma poi finalmente... Finalmente? Ti ho visto. Oh, si è fatto tardi. Amore mio, devo proprio andare. Ma non mi saluti. Vengo con te. Io non è colpa sua. Lo perdoni? Domenica, se vuoi uscire con un soldato, con un vero soldato, devi uscire con me. Perché quello non esce più. Oh, su, sei buono. Amirità, perdonalo. No. Buonasera, dottore. Maria Conchista, questa è Marta. Tu sei matto? È tornata la signora. Liliana! Liliana! Questa è Marta, non ho provvisto. Perché è Marta? Marta, non posso più con questa sala. Dimmi, caro, che cosa è successo? Ma che si fa, stasera? Si mangia, si cena? Si mangia, sì. È tornata Giulietta, sì. E sarà tornata, deve essere tornata. Scusa, a proposito di Giulietta. Dimmi. Quella bisogna mandarla via, eh? Mandarla via, perché? Sì, sì, sì. Perché non mi piace. Ma ci sarà una ragione. Mille ce ne sono di ragioni, mille. Una, dimmela, una. Vabbè, vuoi che te la dico? Io te la dico. Intanto, hai visto ancora donna? Hai visto? Via, 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 bisogna mandarla via, via, via. Sì, mandiamola sì, via. Sì, voglio mandarla via, la manda via, sì, senza, dai, sono bravo. Facciamo come vuoi tu. Vabbè, cara, io faccio quello che vuoi tu, mandiamola senti, via. Senti, poi sai cosa ti dico, a me non è mai piaciuta. Oh, vedi, sei d'accordo con me. Facciamo come l'ha fatto Bice? Ma sì, facciamo come l'ha fatto Prendiamo Bice. Prendiamo un cameriere ecco. E così... No, 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 ma no, 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 ma no, no, voglio l'uomo a casa, no, 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 facciamo come fanno gli altri, hanno quelle belle cameriere. Ma vuoi mettere lo chic? Ma no, 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 guarda, guarda, guarda che arriva Dio, prendiamo una zoticona, una di quelle che fanno bene i lavori pesanti, ma che sia onesta, che sia onesta. Ah, sì, questo cioè, soprattutto. Oh, ecco, bravo, signora, che sei d'accordo, ma... Posso preparare la tavola? Per carità, adesso non è parlare, sai che io mi grido, mi eccito, alzo la voce, poi mi fa male. Vabbè, pensa alla volta, capito? Domani via. Sì, faccia pure. 8 giorni. Sì, fai, prepara. Prepara. Frattimbi degli omodei, cara. Era come dicevo io. Dai, bellezza. Oh, ma senti, beh, com'è andata? Che me racconti? Non me racconto proprio niente. Ah, no, eh? No. Ma scherzo. Allora? Ciao. Ciao. Abbiamo passato una bella giornata, vero? Vero. Ciao. Ciao.
Ci vediamo domenica? Sì. Alle tre? Alle tre, sì. Ciao. Oddio! Ma scappi sempre, fermati un momentino. Se sapesse quello che mi è successo, sarà Antò che gli racconta la padrona. Senti, com'è andata al cinema all'oscuro? Ma lasciatemi perdere! Attenta, bamboloni. Mi sono lucidato le scarpe oggi, Buonasera, signor Antò. Buonasera, piccole. Buongioletti, tesori della mamma. Buonasera, signorina. E la mamma li ha lasciati soli, è molto che li avete portati. Sì, è moltissimo. Ve li teniamo ancora un po' lo stesso. E Angela dov'è? Angela si è sentita poco bene, gli ho dato un po' di latte. Latte? Ma il latte era per i cani. Lo so, ma non l'hanno voluto, hanno abbaiato come per dire non lo vogliamo. Sa, tante volte i cani hanno più umanità dei padroni. Beh, Angela che cos'ha? Angela, niente, domani mattina non è più niente. Già, se stasera ho bisogno di qualcosa. Beh, vi telefona, vengo su io. Lei? Ma che è una cameriera, lei? No, sono portiere, ma con una bella cuffietta faccio anche ma la cameriera. Ma mi faccia il piacere. Subito. Andiamo, su, andiamo. Prenda. Lasci andare, piccolini, sì, sì. Andiamo, tesoro. Tesori. Com'è andata la canasta? Ho dato un pozzo di 15.000 punti. Come al solito. Caterina, sì? Ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Ho dovuto fare tutto da me. Signore, io... Senti, non cominciare a raccontare le tue solite bugie, perché tu pur di giustificarti sei capace di inventare, non so, magari una lite. La polizia, no? Ti hanno portato all'ospedale. Avanti, di. Sei finita al commissariato. Su, racconta, avanti. No, signora, non mi è successo niente. La colpa è mia. Sono stata al cinema col mio fidanzato. Me ne sono accorta che facevo tardi, ma ho voluto vedere lo stesso la fine del film. Finalmente. Vedi, Caterina, quando tu dici la verità, io sono disposta a perdonarti qualunque mancanza. E che film hai visto? La famiglia passa guai. Brava, adesso vai di là. Sei contenta adesso? Beh, fa piacere, è una brava ragazza. Ora ha capito che bisogna dire la verità. Arrivederla, buonasera. Sette. Denari. Buonasera, mi scusi. Sono venuta a ringraziarla. Digli, com'è andata? Bene, è andata molto bene. Sono contento. Beh, mettete a sedere che ci racconti tutto. Accomodatevi, io ho giocato, tocca a te adesso. Scusa se finiamo prego, la mano, Il re. Allora? Siamo stati al cinema. Abbiamo visto un film molto bello, molto bello. Brava. All'inizio lei non ci stava. All'inizio non ci stanno mai, ci stava. Poi... E poi ha cominciato a cedere. Poi c'è più occhio. Ha cominciato a cedere. Tu lo sai. No, lo so, io immagino le cose. A un certo momento è arrivato uno. Poi, uno? Uno ricco. Vestito bene, con gli anelli. L'ha presa, l'ha abbracciata e l'ha baciata. E te? E io mi mangiavo le unghie, io. Capirai, queste sono la figlioccia tua, quella che tu proteggi. E che ne so, pensa che a me mi pareva una santarella. Sono tutte uguali. No, poi è arrivato un altro, un povero. Pure. Uno povero. E che ha fatto? E niente, ha visto che quello ricco baciava lei, ha pigliato la pistola e pam, l'ha ammazzato. E allora... Ma di un po', scusa, ma tu stai raccontando la trama del film? Sì, un film drammatico, bello, L'amore che uccide. A me è piaciuto molto, un bel film. A te non te devono mettere in marina. No. A te te devono mettere nel genio. È vero. Finalmente. Adesso che siamo arrivati te lo posso dire. M'hai fatto morire di spavento. E poi hai avuto il coraggio di dire sono 20 anni che guido. Non m'hai fatto finire. Io volevo dire sono 20 anni che guido. Il mio amico mi dice di non guidare, che sono negato. I miei padroni stanno per tornare. Avanti, via. Metti a posto la macchina. Mettila in garage. Avanti. Metto a posto la macchina, ma come faccio? Non ti riesce? Riportami i vestiti domani. Ciao. Mi date una spinta? Te la do io la spinta. Vieni fuori. Che c'è? Vieni fuori, delinquente! Che mi piglia, ma che... Fuori i bottoni! Quali bottoni? I bottoni che mi ha rubato via la giacca! E che li ho presi i bottoni? E chi l'ha presi i bottoni? Non me l'hai strappati tutti quando sei andato via! Non siete abituati a trattare con i ladri, non siete abituati a trattare con i trattomani! Ma vai fregando pure i cucchiaini! I cucchiaini sono miei, prego! Delinquente ladro che non sei altro! Parlate come parlate che vi faccio querela, sapete! Vedi? E chi me l'ha messo? Io devo perquisire. Chi me l'ha messo? Che c'hai qua? Oh,
Cos'è? Guarda, un macinino del pepe. Guardate come sono disgraziato. Io non il pepe, non mi piace. Tu sei ladro. Non mi piace. Io i miei colleghi vado a chiamare, li faccio carcerare. Adesso lo butto via. Anzi, prima rubi il macinino, poi lo butti via. No, butto il pepe che non mi piace. Insomma, fuori ecco, i bottoni. È un momento, non gridate. Tu con le manette devi girare. Con le manette. Eccoli qua. Dammi qua. Ecco. Uno, due. E il terzo, ne manca uno, ne manca. L'ho data al coreano. L'ha data al coreano? Che c'entra il coreano? Fatemela dare da lui. Che fa il portiere? Ma non mi trattate male, non mi trattate. Non te devo trattare male. Te ne vedete più, Mi date una spinta. Sì, te la do io la spinta. Grazie. Delinquente. E non te ne vedete più da parte, Delinquente ladro. Malato sono! Sono malato! Prima non me lo volevano far vedere. Poi la sera siamo stati insieme. Che fortunata! Ah, davvero? E mi ha detto che martedì mi viene a trovare. Sono così contenta. E tu che hai fatto? Sono andata al cinema col fidanzato. Che film hai visto? La famiglia passa guai. E di che parlava? Beh, un po' di tutto. Un sacco di storie, una lite, l'ospedale, la polizia. E l'amore non c'era? Mica tanto. Ciao, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao.